Pace e bene, cari amici, bentrovati. In questa 21ª domenica meditiamo sul testo di Luca 13, 22 e 30, che affronta il tema serissimo e centrale della salvezza. Noi nel corso della riflessione cercheremo di trarre in particolare tre punti che emergono dal testo. Anzitutto abbiamo un tale che, mentre Gesù è in cammino, gli fa una domanda. Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ecco, una domanda un po' buttata lì, un po' ridotto tutto sul piano del dibattito, con molta sufficienza, e tra l'altro così potrebbe anche risuonare come un dare per scontato che lui già ne fa parte. Forse era un israelita appartenente al popolo eletto. Insomma, il problema è: sono pochi o tanti quelli che si salvano? La risposta di Gesù porta la discussione su tutt'altro livello. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quindi il problema è, anziché dare per scontato che tu ce la fai, magari perché appartieni a qualche gruppo, oppure ogni tanto t'affacci e bazzichi dalle parti della parrocchia, oppure perché da piccolo facevi il chirichetto e via dicendo, sforzati di entrare per la porta stretta, perché mica è tanto sicuro che passeranno tutti, te compreso. Allora vedete, il problema, il primo punto fondamentale è capire una cosa, che la salvezza è un dono, perché è Gesù che ci salva, è Lui che ci riconcilia al Padre. Accogliendolo, lasciandoci perdonare dei nostri peccati, veniamo riconciliati con Dio e ci comunica la vita stessa di Dio, la vita eterna, la vita salvata. Dunque, la salvezza è un dono, è Gesù che salva, ma questo dono richiede un'accoglienza e dunque una lotta. Questo è il primo punto fondamentale, vedete, qui c'è uno sforzo per entrare per la porta stretta, c'è una lotta, proprio il termine richiama la lotta degli atleti, per entrare attraverso la porta stretta. Quale può essere questa porta? Beh, Gesù altrove nel Vangelo secondo Giovanni dirà: io sono la porta. C'è dunque uno sforzo per passare attraverso Gesù. Che significa sta roba qui? È semplice, che c'è una lotta per vivere come vuole Gesù. C'è un combattimento spirituale da affrontare per non separarci dal Signore, per vivere secondo la sua volontà. Noi siamo convinti, alcuni almeno, così sentendo un po' anche ragionamenti qua e là in giro, che la sofferenza e la fatica siano quasi in assoluto da evitare. Quindi tutto ciò che comporta impegno e fatica è meglio evitarlo, secondo il motto massimo risultato, minimo sforzo. In realtà non è così, non è vero. Non è vero che ogni lotta, ogni fatica è vana, non è vero che bisogna cercare sempre ciò che viene più facile. Perché anche nella vita non è vero che scegliere il bene è sempre più semplice che lasciarsi andare al male. Vi faccio degli esempi forse banali, ma così ci aiutano a capire. Se una persona mi maltratta, lì per lì, istintivamente, cosa mi viene più facile fare? Sorriderle, usarle pazienza, oppure risponderle a tono? Se mi ritrovo in un ambiente dove tutti imbrogliano e mi incoraggiano a fare lo stesso, tanto nessuno se ne accorge e hanno ottimi risultati, cosa mi verrebbe più facile fare lì per lì? Scegliere la via dell'onestà, della correttezza, della pazienza o adeguarmi? Diceva un bravo biblista che nella vita a volte scegliere il male costa meno fatica, ma dopo lo paghi caro. Scegliere il bene a volte costa più fatica, ma dopo ti ripaga in abbondanza in termini di pace interiore, gioia, soddisfazione personale. Allora il Signore ci richiama ad una lotta che siamo chiamati a vivere nella nostra vita spirituale. È quella lotta della fede che San Paolo definisce bella nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetti 12-18, cioè positiva. Una lotta che non è come le battaglie del mondo, tipo crociate ideologiche o lotte gli uni contro gli altri. È una battaglia che richiede la fede, che sgorga dall'aver rivestito Cristo e dal voler vivere secondo la sua parola, ed è una lotta contro il nemico, contro il diavolo, quindi contro la tentazione, ed è una lotta volta anche con se stessi,
perché non tutto ciò che sentiamo o pensiamo ci porta al bene e dunque imparare a gestire le proprie passioni, imparare a discernere ciò che è buono e ciò che no, stare nel bene anche quando costa, comporta una fatica, comporta una lotta, ma è una lotta benedetta. Dunque il Signore ci invita a combattere. Quindi il primo punto è che la salvezza è un dono, ma richiede una lotta. Approfondendo ulteriormente, abbiamo questa immagine molto bella, no? Dove il Signore usa una parabola folgorante. Ecco, ve la racconto come la descrive il cardinale Ravasi. La porta che conduce alla sala del pranzo del Regno di Dio è stretta e molta folla vi si accalca, convinta che sia facile varcarla. Si fanno avanti soprattutto quelli che sono convinti, attualizzandola, di essere cristiani, amici di Cristo più degli altri, perché hanno gridato questa loro identità ai quattro venti, oppure potremmo dire perché hanno fatto i chierichetti da piccoli, o perché, ripeto, ogni tanto hanno partecipato a una processione, andavano a messa quando capitava qualche evento, e magari per questo si sentivano a posto. Ma ecco la risposta glaciale del Cristo: non vi conosco, non so di dove siete. Cioè, non basta aver mangiato e bevuto l'Eucaristia, aver ascoltato catechesi o aver, ripeto, fatto qualche pellegrinaggio qua e là. È la scelta di un'intera vita di fede e di amore che fa spalancare le porte della festa. Là entreranno quindi gli ultimi, persino i lontani giusti, i veri operatori di pace e di giustizia, i veri fedeli. Dunque, il secondo punto è che non basta una appartenenza a Cristo esteriore. Credere è un atteggiamento serio e radicale che non può essere ridotto, dice sempre il cardinale, ad uno striminzito segno di croce, aggiungerei tra l'altro a mo' di scacciamosche, a una devozione, a una candela accesa. Non è rilevante o determinante il fatto di essere iscritti a un movimento religioso, a allargare le proprie tradizioni e pratiche scrupolose di alcuni comportamenti esteriori. L'importante è aver attraversato la porta stretta, cioè l'impegno serio e personale per la ricerca del regno di Dio, cioè per cercare di vivere come Dio vuole. Allora capite, il problema, la domanda seria è: ma io nelle mie occasioni di oggi sto cercando per passare per questa porta stretta? Vedete, qui c'è una porta che a un certo punto si chiude, cioè il Signore vuol farci riflettere su una cosa. Sant'Agostino direbbe: Dio oggi ti ha assicurato la sua misericordia, ma il domani non te l'ha assicurato nessuno. Ma questo non ci serve per vivere con paura, ma ci serve per svegliarci, perché a volte, dando per scontato le cose, finiamo per banalizzare il male, per disperderci, illuderci di essere a posto, mentre a posto non siamo. Allora il Signore viene a svegliarci perché possiamo davvero esaminare la nostra coscienza in profondità e imparare a vivere alla luce sua, davanti a Lui, sapendo che un giorno renderemo conto delle nostre vite. Dunque questo ci spinga, ripeto, non a vivere con la paura, mamma mia se il Signore mi chiama, no, a vivere con gioia. Dio ci dona tutta la grazia, i talenti, ogni sorta di ben di Dio perché possiamo vivere in pienezza e non lasciarci ingannare e vivere male convinti che stiamo vivendo bene. Dunque, per sperimentare la salvezza, come ultimo punto, cosa è davvero importante? Potremmo dire curare la relazione autentica con Dio e di conseguenza il rapporto con gli altri. Qui avete sentito, il Signore dice: non so di dove siete, mentre quelli erano convinti di essere a posto. Non so di dove siete, cioè non so da dove venite, le vostre azioni da dove hanno avuto la loro origine. Cioè qui il problema è che si è curata l'esteriorità, ma non si è curato un rapporto profondo e autentico con Lui. Le nostre azioni non sono state guidate dall'amore per Lui, dall'ascolto della Sua parola, dal cercare in ogni cosa la Sua volontà, e questo ha portato a vivere non come persone, ma come, potremmo dire, maschere, una grande parata di carnevale. Ecco che cosa è stata in questo caso la vita di chi vive una religiosità esteriore ma non si lascia cambiare il cuore. Questo invece è venuto a fare il Signore, a far sì che le nostre vite possano trasformarci, e per questo ci tiene talmente tanto che non falliamo da dirci con forza queste parole:
che ci vogliono veramente svegliare e scuotere. Dunque, chiediamo al Signore di accogliere questo dono meraviglioso della salvezza, che è un dono, ma che abbiamo visto richiede una lotta, che non è sufficiente per sentirsi a posto un'appartenenza esteriore o a mo' di carta d'identità su cui risulta che sono battezzato, ma è importantissimo curare una relazione profonda e autentica con Dio, dove a muovermi è l'amore per Lui, la ricerca sincera della Sua volontà e di conseguenza nostre relazioni vere e autentiche anche con chi ci sta accanto. Che il Signore ci dia di vivere così, e allora un giorno, quando anche per noi si spalancherà la porta del cielo, entreremo, per sua misericordia, nella beatitudine eterna, pace e bene.